prende velocità all'autostart che va per staccare, lancio in questo istante, sbaglia Rockstar Lux, rosa chiara in vantaggio, Re Romano Vibo che viaggia a ridosso della leader, intanto ha sbagliato anche Roby. Duecento iniziali in 14 e mezzo, rosa chiara, tre lunghezze su Re Romano, poi Recife dei Greppi, più indietro Recuerdo, ancora di galoppo Rockstar, sfilata da Roby che insegue piuttosto discosto. Passaggio di fronte alle tribune, rosa chiara in vantaggio, si va ora verso il completamento dei primi 600 metri, rosa chiara li passa in 46 e mezzo, Re Romano di rincalzo, poi Recife dei Greppi, Recuerdo, più indietro Roby. Penultima curva con le posizioni che non cambiano, adesso si affaccia all'esterno Re Romano Vibo, intanto la metà gara di rosa chiara in 1 2 e mezzo. Re Romano va ad incalzare la femmina, alle spalle dei primi due c'è sempre Recife dei Greppi, poi Recuerdo, in bocca della retta opposta alle tribune, Re Romano Vibo all'attacco di Rosa Chiara che cerca la reazione, Re Romano insiste, guadagna qualcosina Rosa Chiara, il primo chilometro 1:17.7 sul mio cronometro con 14.8 di quinta frazione, Re Romano che sta passando su Rosa Chiara, poi Recife dei Greppi, Recuerdo, Roby, mancano 400 metri al termine con Re Romano che insiste, Rosa Chiara che con l'aiuto dello steccato e soprattutto della piegata rientra all'avversario, 14.8 da 600 a 400, la curva conclusiva quasi completata, Rosa Chiara ha riguadagnato una lunghezza, Re Romano che viene un po' in su all'ingresso della retta di arrivo, così che Rosa Chiara si ritrova in chiaro vantaggio, Re Romano ci riprova, insegue anche Recife dei Greppi, Rosa Chiara si è svincolata da Re Romano Vibo e nel finale si mantiene in vantaggio e vince netta Rosa Chiara per il secondo, Re Romano in linea con Recife dei Greppi, quarto posto per Recuerdo. Rosa Chiara e Francesco Fronzoni. Conferma Rosa Chiara il buon periodo di forma evidenziato nelle ultime uscite, stavolta impostando all'avanguardia e vincendo con Francesco Fronzoni nell'ordine dell'1:17, direi io 2:33, il training di Andrea Baveresi, i colori della azienda agricola La Valle, 21:70 come vincente e da 2:26 a 3:45 come piazzata.